Buongiorno ragazze, sto registrando con la macchinetta quindi spero che mi vediate. Allora, oggi è mercoledì 4 ottobre e sono le 9 e 12 della mattina. Oggi ho deciso di registrare uno study vlog perché farò la prima lezione in assoluto dell'anno in università. Quindi vi porto un po' con me durante questa giornata. Allora, sono già in ritardissimo sulla mia tabella di marcia perché nella mia mente alle 9:30 dovevo essere già truccata e vestita per poi registrare un video e poi andare in biblioteca a restituire dei libri e poi in università perché oggi comincio alle 12:30, quindi prendo il treno alle 11:25. Però ci metto mezz'ora a piedi per arrivare in stazione. La biblioteca in cui devo andare prima è un po' distante dalla stazione, quindi devo andare fino alla biblioteca, poi tornare indietro alla stazione. Comunque avevo pianificato per le 10:30 di uscire di casa e il problema è che non so se ce la faccio o non registro il video, però volevo proprio registrarlo, adesso vedo perché c'è stata una cosa imprevista che devo fare, ovvero ordinare delle cose su internet per mia mamma, e quindi questo mi fa perdere del tempo. Comunque ora ordino queste cose, poi mi do una sistemata e ci vediamo dopo. Allora ragazze, incredibilmente, contro ogni pronostico, ce l'ho fatta far tutto. Mi sono truccata, mi sono vestita e ho anche registrato un video per voi che vedrete prima di questo vlog, quindi l'avrete già visto immagino, che è il What's in my school bag, perché tanto dovevo preparare lo zaino per l'università e quindi ne ho approfittato per farvi vedere cosa ci mettevo dentro. Se non l'avete visto ve lo lascio qua sopra, o di qua forse. E niente, sono le 10:15, quindi sono pronta anche un quarto d'ora prima. Io adesso forse riesco a rimediare un passaggio in macchina per andare appunto in biblioteca e poi in università. Non vi porto con me perché non mi va di portare la macchinetta fotografica in università, perché comunque non riuscirei durante la lezione a vloggare e eccetera. E quindi ci vediamo direttamente quando torno. Buonasera, allora sono le 7:30 di sera, io sono appena tornata a casa adesso proprio, sto bevendo un estratè tè perché adesso neanche il tempo di tornare e sciacquarmi un attimo le mani eccetera, che devo subito riuscire perché andiamo a mangiarci la pizza a Milano sui Navigli, quindi ci impieghiamo un po' ad arrivare e ci sarà anche Marco e la mia famiglia. Allora, volevo chiedervi un paio di cose perché mi sono venuti in mente dei video da fare, volevo chiedervi se vi potrebbero interessare, se no non li faccio neanche. Il primo è sull'organizzazione dei miei armadi perché ho appena fatto il cambio armadio e quindi ho sistemato tutto da cima a fondo. Volevo chiedervi se appunto potrebbe interessarvi vedere come ho organizzato i miei due armadi. E l'altro è riguarda un diciamo una decisione che ho preso, ovvero quella di non comprare più vestiti per un anno, legato proprio al fatto che ho fatto il cambio armadio. Mi sono accorta che ho centinaia e centinaia di vestiti, non sto scherzando, e alcuni messi una volta e basta. E legato a questo, farvi vedere dei modi alternativi per avere cose nuove. Per esempio, io ogni tot faccio shopping nell'armadio di mia mamma, perché ci sono un sacco di cose che magari mia mamma compra che poi non mette, oppure cose un po' vecchie che non mette più, così, molto giovanili, perché mia mamma comunque ha uno stile giovanile, non veste da donna matura, diciamo, quindi sono cose che mi possono andare bene. E quindi magari farvi vedere dei video proprio shopping nell'armadio di mia mamma per farvi vedere come cose magari più
che avete in casa potete riadattarle per far sembrare proprio che avete, cioè per darvi l'impressione di avere capi nuovi senza però dover spendere soldi inutili, perché io veramente butto via un sacco di soldi in shopping e alla fine uso sempre le stesse cose. E poi legato a questo volevo farvi un'altra week in outfit. Me l'ho fatta quest'estate e magari un'altra week in outfit autunnale, cioè magari ve ne faccio una ogni stagione, toh, per farvi vedere proprio come mi vesto dal lunedì alla domenica, ogni giorno un video outfit, così sia outfit da giorno che magari da sera, dipende quello che devo fare durante la giornata. Comunque, adesso io vado a mangiare la pizza. Speravo di poter riprendere di più questa giornata, speravo di riuscire ad arrivare a casa presto. Dovevo fare anche yoga perché sto facendo yoga tutti i giorni adesso, però oggi proprio non ce la faccio perché ho 2 minuti, poi devo uscire, quindi non riuscirò, recupererò domani. E niente, io ne approfitto magari per darvi già la buonanotte perché non penso che riprenderò né in pizzeria e né stasera quando torno. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!